Eccoci dal touch, buongiorno, buon inizio. Settimana rassegna stampa di 8 Channel 696 che apriamo con la prima di Repubblica Le Mamme. Il bonus sparito su Minzolini, scontro nel PD. Gli 800 euro erano previsti da gennaio, il ministro Costa presto garantiti. Dalla democrazia alla popolacrazia. In alto la SPD in corona Schulz. Ora batterò Merkel. Erdogan minaccia Berlino, presidente del partito con il 100% dei voti. Ankara processa il giornalista tedesco. La SPD ha dunque ritrovato quella volontà di potenza che sembrava aver perduto per sempre. E questa è una bellissima notizia per la democrazia tedesca e per il futuro dell'Europa. E certo ancora. Troppo presto per poter dire se davvero Martin Schulz sarà in grado di sconfiggere Angela Merkel nelle elezioni politiche che si terranno in Germania alla fine della penultima settimana del mese di settembre. Il referendum controllo su giudici, esercito e università, il sultano turco vuole poteri in mano, il capo dello Stato all'Ocri, Mattarella sfida, i mafiosi sono uomini senza onore di spalla. La cultura, i diritti negati alla terra e a chi verrà dopo di noi, dissipando le risorse, rompiamo un patto tra i genitori e i figli. Ancora con le pagine interne del Repubblica Famiglie e Tutele, il bonus alle mamme annunciato è scomparso e caccia agli 800 euro. L'operazione da 600 milioni doveva scattare il primo gennaio, ma per ora nulla di fatto. Intanto si accumulano le domande. L'istituto previdenziale deve attivare la piattaforma per le richieste online e per ora non accetta moduli di carta. Agli sportelli dell'Inps non ne sanno nulla. La futura mamma c'è anche chi mi ha risposto male, frustrati. Tutti gli operatori dei call center ammettono di non avere informazioni. Destra ma i diritti maturati saranno garantiti. Il ministro della famiglia Costa, in arrivo il bonus asilo. Sulle domande sono certo che l'istituto sta agendo in fretta per aiutare tutte le donne. Pagina 3 di Repubblica, i buchi del welfare. Mancano i decreti attuativi per il reddito di inclusione a favore delle fasce più povere. Il Job Act. Del lavoro indipendente e impantanato nei passaggi parlamentari, il piano per ricollocare chi ha perso il posto sta muovendo i primi passi in questi giorni. Disoccupati, precari, giovani e autonomi ancora senza protezione. In alto l'andamento demografico con il confronto nel decennio 2006-2016, mortalità dell'anno 2016 e la popolazione anziana con il rapporto dal 2007 al 2017. Ancora da Repubblica, andiamo in Germania con Schulz che conquista l'SPD, via al duello con Merkel. Ora la Cancelleria, eletto presidente con il 100%, il partito vola nei sondaggi. L'ultradestra una vergogna. Noi e la Unione Europea inseparabili. Da Parigi i riflessi, la carica di Hamon, la Gauchet, ce la farà: Macron un traditore, il comizio del candidato socialista, l'esponente del PSE. In corsa per l'Eliseo posso rimontare e diventare presidente. Ancora dalla Germania, pubblicito al congresso dei socialdemocratici, nel paese serve più giustizia sociale. A destra poco carismatico ma attento agli ultimi e perfetto contro Angela, lo scrittore Thomas Brussig, l'ex presidente del Parlamento UE, può strappare voti anche ai populisti di destra perché riconosce i fattori su cui puntano una grande coalizione con lui è possibile spezzare l'incantesimo che condannava i socialdemocratici alla coabitazione. Weekend di sport con una questione di testa e una Juve che corre ancora a Genova vince contro la Sampdoria al termine della settimana più lunga dopo il deferimento di Agnelli e del club la Juve passa a Marassi con un gol di quadrato e resta a più 8 perché la Roma rimonta il Sassuolo e Napoli vince ad Empoli con un dopogara nervoso dopo la sosta sfiderà i bianconeri all'interno per le pagine sportive la priscatole quadrato e le giocate imprevedibili che spingono la Juve con la Samp un altro 1-0 firmato dal colombiano stavolta di testa di Bala infortunato Allegri una furia, troppi errori e poca malizia ancora con il turnover Spalletti che va con il Sassuolo, una vittoria che non è il leone, la Roma parte senza Zeco e De Rossi e rimonta il gol di De Frel, ma il tecnico tiene in ansia il club per il suo contratto nonostante l'arrivo di Pallotta nella capitale. Napoli bello e pazzo, domina e poi soffre. Empoli non è più tabù. Dal 3 a 0 si rischia il pari, ma finalmente vince in Toscana. Sarri, scelte insensate. Mi fa schifo giocare a pranzo. Nervosismo nello spogliatoio azzurro. Reina, Albiol e Amsic hanno alzato la voce. Il tecnico si è mosso contro l'orario delle 12.30, che però sarà anche l'orario del derby della Madonnina. Nella settimana pasquale il tecnico ha sbagliato a togliere dal campo Giorgigno lo spogliatoio, io ho soltanto ascoltato, non dovevo parlare. E ancora il lungo derby per l'Europa, Milano a caccia di soldi, Inter Milan come è lontana la stra cittadina 2005 nei quarti di Champions, la panchina di Pioli sempre in vidico, Montella incerto in attesa del closing. Andiamo anche con Repubblica Napoli per le tematiche legate alla nostra regione, ma ancora con il calcio, un Napoli con una vittoria e la rabbia, così non si diventa grandi. È l'analisi del post Empoli, boss libero nel giorno di Don Diana, celebrazioni e paura a Casal di Principe, è scarcerato il fratello del padrino Zagaria Di Maio, segnale negativo per il territorio. E la polemica dei magistris duella con Salvini e attacca... All'interno di Repubblica Napoli, il San Carlo per Pino Daniele, resterai sempre con noi. All'anteprima del film di Verdelli, i suoi musicisti e ragazzi di Nisida, il sindaco, concerto al San Paolo, se i familiari saranno tutti d'accordo. La storia Daniele da Scampia con un mandolino alla corte dello Zar. Proseguendo. La politica de Magistris Salvini riesplode la polemica non sei il nuovo e tu un poveretto botta e risposta de Magistris si poteva spostare il comizio di Salvini in un luogo vicino ma Miniti ha ceduto a un capriccio del leghista. Salvini è normale che il sindaco di Napoli si occupi di me e non si preoccupi dei problemi dei suoi concittadini. Ancora con la giornata riflessi da Casal dei Principe, paura per il boss libero. Alla messa, tra i banchi riservati alle istituzioni, il vice sindaco Mirella Letizia, insieme a lei, il vice della Camera e il parlamentare dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, Don Peppino Diana è un esempio che deve ispirare le nuove generazioni, ha detto Di Maio al termine della messa, soprattutto in un momento come questo che ricorda Tangentopoli. Scarcerato il fratello del padrino Zagaria proprio nei giorni della celebrazione per Don Diana, il sacerdote ucciso dai clan. Il sindacato, indagine CIS sulla condizione giovanile. Lasciamo Repubblica Napoli per portarci sulle pagine del mattino nazionale, tre punti con brivido, l'allarme di Hamsic, gli azzurri superano l'Empoli ma rischiano la rimonta, il capitano non va, dobbiamo crescere, insigne due gol e messaggi sul contratto, i matrimoni si fanno sempre in due. Ancora grande attesa per i rinnovi contrattuali in Casa Azzurra, mafia, sferzata di Mattarella il monito all'Ocri. Durante la giornata della memoria tornano in libertà anche altri boss dei casalesi, troppe zone grigie di corruzione, allarme per la scarcerazione di Zagaria Junior, De Magistris Salvini, gli spot in tv e le 50 sfumature di populismo. Sabato a Roma il meeting sui trattati, migranti e sviluppo, UE alla ultima chance, plebiscito per Schulz, parte la sfida a Merkel. All'interno Mattarella, mafia ancora forte, troppe zone grigie di corruzione, monito e commozione. All'Ocri la gente gli grida sei come noi. L'elenco, mille i nomi letti durante la giornata di libera tra le vittime, anche il fratello del presidente Piersanti, l'affondo Don Ciotti, è difficile distinguere la criminalità organizzata, politica ed economica. Il colle e la centralità del sud, così si riduce il divario. Il retroscena con la decisione di un gesto forte per scuotere le coscienze, così si è spinto nella Locride. Proseguendo dalle pagine del mattino: allarme, Camorra, scarcerato Zagaria. Junior, presto liberi anche altri boss. Buona condotta e fine pena. A Casal di Principe torna l'incubo. Qui le foto in spalla con il personaggio Carmine Zagaria che è libero, il fratello del Capoclan ha collezionato quattro assoluzioni, la sorella Gesualda ha beneficiato della libertà vigilata ed è tornata a casa Pesenna. Il killer repentito, Augusto, la torre chiede di uscire dal carcere, libera il commento, siamo preoccupati, il braccio destro, rilasciato Aldo. Nobis è considerato il gancio di zagaria nel Nord Italia. Per il pool, inquirente di DA in allerta, controlli a tapeto e stretta sorveglianza. Ma è caccia serrata a Levaso. La polizia si affida al drone. Le indagini interrogati, i parenti di Menditti e della moglie e anche le recluse ricerche tra Basso Lazio e Caserta. Ancora dal mattino le photoshock su Facebook. Record di contatti, leggi più severe, tutti con il padre del ragazzino picchiato, chi è violento non può restare impunito e allarme e bullismo con i dettagli nel nostro servizio. Vittima della violenza cieca del branco. I suoi aguzzini sono tre ragazzini, tutti di età compresa tra i 9 e i 14 anni, poco più che bambini. Lo hanno ridotto ad una maschera di sangue accaduto a Mugnano. e I genitori del ragazzo, dopo aver denunciato la vicenda ai carabinieri, hanno deciso di pubblicare su Facebook la foto del volto tumefatto del tredicenne, lanciando un appello chiaro, denunciare sempre. La foto ha fatto il giro del web, il post è stato condiviso in poche ore da quasi 30.000 persone. Fabio era in compagnia di un amico quando, all'altezza di un supermarket della zona, è stato accerchiato dai 5 ragazzini lo hanno deriso, insultato, poi dalle parole sono passati ai fatti. Due dei cinque bulli sono rimasti in disparte, si sono limitati ad osservare, mentre gli altri tre, tra cui un ragazzino di appena nove anni, si sono scatenati con spintoni, calci e pugni. Una sequenza di colpi durata alcuni minuti durante i quali Fabio è rimasto immobile, sotto shock, come l'amichetto che era in sua compagnia. Papà Salvatore e Mamma Anita hanno denunciato tutto. I cinque ragazzini saranno ascoltati nelle prossime ore dalle forze dell'ordine in presenza dei loro genitori già informati di quanto accaduto. Ora il padre però teme per l'incolumità di suo figlio, ma denuncia e ha fiducia nelle istituzioni. L'omertà non è la soluzione dei problemi. Ho pubblicato quell'immagine per suscitare sdegno. Forse un semplice post senza la foto non avrebbe avuto la stessa risonanza. Sono stati identificati quattro aggressori under 14 non ancora. Informati i genitori, Aria Spavalda e Pose date pista, il capobranco tradito dai social, un semplice ruolo da spettatori per due componenti del gruppo compagni di scuola della vittima, la paura per i residenti che lanciano l'SOS non è stato il primo caso, qui vediamo baby gang ogni giorno. Le famiglie paghino i danni, la lettera, giusto o sbagliato, pubblicare la foto del ragazzo picchiato e quali sono le risposte migliori al fenomeno bullismo. All'interno ancora, a giustizia negata per i minori, Patrizia Esposito, la riforma cancella i tribunali dedicati, un errore. Il caso da Mugnano, il bullismo, attenzione massima, ma ora vogliono annullare le nostre competenze per il Codacons. Necessario indagare sui social, troppo spesso incitano alla violenza. Gli psichiatri occorrono sanzioni rieducative per i bulli tra gli 11 e i 14 anni. I pediatri imparate a difendervi, pronto un vademecum per ragazzi e genitori. Dal mattino ancora con il piano migranti la crescita, Europa prova a rilanciarsi, oggi gruppo di contatto sui profughi, sabato meeting sui trattati, l'appuntamento in Campidoglio capi di Stato e di Governo con una Roma che si presenta brindata, il vertice al Serrai sarà presente, al Viminale si sfilano dal patto gli algerini. Aquarius, la nave dei volontari che salva i disperati al largo delle coste libiche, SOS Mediterranea, raccoglie profughi e storie di dolore, gli racconti un inferno di torture e umiliazioni, soldi per la traversata e per la Guardia Costiera. Restando sul mattino, le due velocità con l'Unione Europea che deve accettare la sfida. Grave la frattura con gli Stati Uniti sul commercio e serve più integrazione politica. Il commento anche di Boldrini: l'immobilismo di alcuni Stati non può bloccare tutti, così si rimane in mezzo al guado. Per Orlando si stanno prevedendo tutte le misure affinché una festa non venga rovinata. Storace, noi saremo in piazza, non è più tollerabile subire le vessazioni dell'Unione. Pagine per Mattino Napoli. Al capoluogo di regione appalti via gli interrogatori dei prof, accuse a battaglia per il forno crematorio di Pompei è molto spregiudicato. Inchiesta The Queen, il Jeep ai colletti bianchi, liberi di lasciare gli arresti domiciliari e venire in tribunale. I trasporti, autobus, treni e taxi, altra settimana nera, ANM via la manutenzione, lo scontro alla Camera di Commercio con un nuovo... Rischio, rinvio e sulla criminalità, colpi nel traffico, presi i fidanzati rapinatori, un frame dei video con i quali i carabinieri hanno individuato la coppia di fidanzati rapinatori. Storia da disabili, la vita del piccolo Danilo in attesa di un telecomando, bimbo affetto da microcefalia, gli basterebbe davvero poco per aprire il cancello di scuola, studiare l'impresa, la conquista del vero capitale umano. All'interno ANM, stretta sulla manutenzione, trasporti, altra settimana nera, bus in deposito per riparazioni, treni e taxi fermi mercoledì e giovedì con un consiglio comunale. Si torna oggi con il consiglio comunale dopo il question time. L'ordine del giorno prevede l'attribuzione del seggio lasciato vacante da Lettieri per Moretto e tra vari punti l'informativa del sindaco sul patto per Napoli, ambulanti, i vigili contro la giunta, così. Fuori dalle regole il nuovo regolamento autorizza il commercio itinerante, ogni due ore bisogna spostarsi di 300 metri. La sindacalista Stella, restiamo senza armi nel contrastare il commercio illegale nel cuore della città. Sempre dal mattino a Napoli, strisce blu, stangata sui poveri, consiglieri comunali in rivolta, così le fasce fino, fino al ceto medio pagheranno più che a Torino. Attualmente il pass costa 10 euro, la riforma del Comune prevede di sostituire la tariffa unica con 5 fasce. Il meeting Welfare Stati Generali oggi alla stazione marittima nel porto di Napoli a partire dalle 14 in programma gli Stati Generali del Welfare. Organizzati dalla Regione Campania, apre i lavori della due giorni dedicati alla politica sociale Lucia Fortini, assessore alle politiche sociali, concluderà la due giorni di incontri il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il GIP, colletti bianchi liberi di venire in tribunale, appalti truccati, crematorio a Pompei, le accuse a battaglia. Parla troppo al telefono e spregiudicatissimo. Intercettazioni, chiama 300 volte. Ci manca il video con l'assessore. Interviste del mattino al docente della Federico II. Ho rinunciato a un incarico proprio il giorno degli arresti. Dopo l'inchiesta ci sarà la fuga delle commissioni. Castagnaro, troppi rischi. I lavori pubblici si bloccano. Le riflessioni con il gettone. Il compenso lordo è troppo basso e i rischi alti così spesso non vale la pena. Dal mattino Napoli, la Camera di Commercio, insediamento con un nuovo rischio rinvio, associazioni e imprenditori contro in arrivo, pioggia di ricorsi al TAR, liti fiscali, campania da record, quasi 50.000 ricorsi all'anno. Tributaria contenziosi soprattutto contro le imposte comunali. La novità della conciliazione. Qui in foto il Palazzo della Commissione Tributaria a Poggio Reale. Un'ultima dal Napoli per il mattino, cosa ci cambierebbe la vita? Un semplice telecomando per aprire il cancello di scuola, la sfida per portare il piccolo Danilo disabile vicino al portone, devono aprire due lucchetti e sollevare la sbarra, i docenti invece passano con l'apertura elettrica, la malattia, il piccino è affetto da microcefalia, si sfoga con rabbia se non riesce a fare ciò che vuole. Da Napoli a Benevento con il Mattino, la prima anche dal Sannio. Sversa solo chi paga. Pigili attesa del vertice convocato per oggi dal prefetto. Comuni morosi, impianti al collasso. L'amministratore Cardone ribadisce che la decisione è frutto dell'attuale situazione economica. In alto gli enti atto Oggi la Tozzi sarà eletta presidente. La giustizia si fermano i penalisti. C'è lo stop alle udienze. Per il calcio, Benevento in crisi, i big della squadra. Il rugby biancocelesti: corsari battuta la primavera per otto pagine. Benevento a palla a mano: Lombardi e Ferrara blindano la salvezza. All'interno, Samte non fa più sconti, sversa solo chi paga i mezzi. Del capoluogo resteranno fuori dallo Stir tesa la riunione convocata oggi in prefettura e emergenza rifiuti. L'allarme per un monumento inestimabile lasciato nell'assoluto degrado. Benvenuto del, dell'Archeoclub Italia, è privo di qualsiasi protezione e le basi mostrano crepe. Può collassare lo scontro. Mastella aveva denunciato che in tal modo si blocca un servizio. I dettagli sulla questione nel servizio. Saranno giorni particolarmente difficili per la raccolta dei rifiuti a Benevento. Già ieri due mezzi dell'Asia sono tornati in città senza poter scaricare la frazione secca non riciclabile. Chiuso infatti lo stir di Casalduni per i comuni morosi. Una decisione che dimostra quanto si sia inasprita la vertenza tra il comune di Benevento e la Sante, società provinciale a totale capitale pubblico che cura una parte della filiera dei rifiuti urbani. Proprio a seguito di questa vertenza non sarà più consentito ai mezzi dell'Asia l'accesso all'impianto di Casalduni, una decisione che Lucio Leonardo, presidente Asia, ha commentato annunciando come nei prossimi giorni i disagi potrebbero crescere in maniera esponenziale qualora i due enti in contenzioso non dovessero raggiungere un accordo in tempo utile. Una situazione che potrebbe trasformarsi velocemente in emergenza, è per questo che il sindaco Clemente Mastella, dopo aver bollato il blocco dello stir come interruzione di pubblico servizio, ha presentato denuncia ai carabinieri e allertato il prefetto e proprio presso il palazzo del governo è in programma per domani un vertice tra le parti per raggiungere un accordo e ripristinare il servizio Ed è il giorno di tozzi alla presidenza di Ato Rifiuti il gioco dei quorum consente finalmente l'elezione ma incombe il ricorso di Sannio Pulito i servizi con la politica attiva l'imprenditoria del Sannio cresce ma solo al femminile i dati secondo Union Camere, le donne che conducono aziende sono oltre il 21%, per la Regione non crede agli errori di voto in quanto gli elettori sono tutti amministratori. Depuratore, troppi sb eh, sb sbancamenti e strade inadatte, l'impianto del capoluogo, la LIPU continua a contestare i due siti indicati dall'autorità di bacino per realizzare l'opera. Proseguendo, stop dei penalisti, niente udienze. La giustizia, l'astensione è stata indetta dalle Camere Penali contro la riforma del processo, la protesta, gli avvocati sono anche contrari ai termini più lunghi della prescrizione, i controlli dei carabinieri non pagava i pedaggi autostradali, è stato denunciato, i militari nel weekend sequestrano sette veicoli, un arresto per estorsione. La giornata della legalità, riflessione nelle istituzioni, nei luoghi simbolo, con la Libera si leggono i nomi delle vittime. Di mafia, San Bartolomeo in Galdo, il depuratore è fermo, manca l'energia elettrica. E ancora un'ultima da Benevento, si accascia per strada e in coma in ospedale. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un'overdose, tutto da San Giorgio del Sannio. Lasciamo Benevento per le tematiche legate a Salerno con la prima della città, Ultima Chance Playoff stasera in Tela Salernitana che vivremo anche con le trasmissioni legate alla Serie B tra Otto Gol per il commento sul Benevento e poi Offside proprio in collegamento in diretta da Chiavari. Ai comuni il tesoro della Mala nel Salernitano decine di appartamenti saranno messi a disposizione delle amministrazioni, domani giornata in memoria delle vittime di mafia. Mattarella vigiliamo. In alto ora l'Europa teme gli attacchi dei lupi solitari, la morsa del terrorismo, il pericolo di attentati. All'interno il dossier con la lotta alla camorra, case, aziende e terreni. Ecco il tesoro dei clan. L'Agenzia dei beni confiscati pubblica i nuovi dati sui beni da assegnare. Nel Salernitano decine di appartamenti già a disposizione dei comuni. E la storia da Casa Pesenna, i locali tolti ai boss sono ancora vuoti. Lo sguardo ancora da Salerno con l'intervista. Un tetto per i poveri, aiuti alle famiglie, così vince la legalità. Il direttore Postiglione punta al recupero dell'Apof di Eboli. A maggio un vertice a Salerno per assegnare 150 immobili. Dalla città ci trasferiamo sul nostro sito www.ottopagine.it con le ultime anche provincia per provincia. Partiamo dalla versione IT del nostro sito. Avreste postato le foto di vostro figlio picchiato dai bulli, il gesto estremo dei due genitori napoletani, a volte l'ultima arma per difendere i ragazzi, il silenzio complice e compiacente dei familiari dei bulli, l'assenza di controlli e prevenzione in molte scuole, la trappola degli insulti sul web e un tasso di violenza che cresce di continuo. Ancora dalla home page, tamponamento tra... Tre auto, paura e feriti nella notte. L'incidente si è verificato lungo il raccordo a Benevento. Momenti di paura intorno alla mezzanotte lungo il raccordo autostradale per un tamponamento tra più auto è accaduto nel tratto che dal capoluogo Sannita conduce a San Giorgio del Sannio, nel tratto che attraversa la località Piano Cappelle. More sotto la lampada, Veronica lascia marito e due figlie, dall'autopsia la verità sulla morte della 37enne casalinga da Pomigliano d'Arco, la tragedia, e proseguendo dalle top 5, trovato privo di sensi sul marciapiede, grave 1,57enne, l'uomo soccorso è trasportato al Rummo dove si trova ricoverato in rianimazione, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento, il 57enne di San Giorgio del Sagno, trovato a esame lungo Viale Spinelli lo scorso sabato. Infortunati Avellino per il calcio a Terni è certo un forfè, domenica trasferta in Casa delle Fere KO a Cesena, Novellino può recuperare un centrocampista i dettagli. Nell'articolo, gamba fratturata ma è un tumore, muore a 20 anni. Medici a giudizio, Domenico Natale è stato inizialmente curato per un presunto problema all'articolazione della gamba, aperta un'inchiesta. Slide provincia per provincia da Napoli. Muore sotto la lampada, Veronica lascia marito e due figlie, bomber e pistole così, fidanzati terribili, rapinavano tutti, è cronaca da Napoli, malore al volante del bus mette in salvo tutti e muore, cronaca Casamicciola Terme, il branco che fa paura ai nostri figli, parole chiave la trasmissione di Maria Teresa Grasso, è stroncata da un malore sotto la lampada abbronzante, La Napoli a Salerno con le ultime, prostituta. Minaccia e rapina un ex cliente arrestata a Pontecagnano Faiano, inseguito dalla polizia. Cade dallo scooter ed è grave. Amalfi in arrivo una rivoluzione per la viabilità ed è tragedia all'Umberto I muore un 48enne da nocera inferiore la cronaca. Ad Avellino con le ultime anche dall'Irpinia. Abbiamo detto dello sport per il calcio. Io poi. Precaria, progetto bloccata, mi ribello, non mollo. Attualità. Rino Novara, la fotogallery, per rivedersi anche al Partenio Lombardi, pestaggio di massa a Luca Abete, pagina shock su Facebook. Il gruppo sul social, l'ironia sulle aggressioni patite sul social. Ogni mattina un Luca Bete si sveglia e sa che verrà pestato senza un motivo specifico. E il messaggio del gruppo Facebook Pestaggio di Massa a Luca Bete, piena solidarietà all'inviato di strisce, è stata espressa dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e da Gianni Simioli della Riede Azza. Chiesto l'intervento della polizia postale, piena solidarietà a Luca Bete, l'inviato di striscia alla notizia finito nel mirino di un gruppo Facebook che ha creato addirittura un evento per un pestaggio di massa che si dovrebbe tenere il prossimo 21 giugno nei pressi dell'ospedale Monaldi e a cui stanno aderendo migliaia di utenti. Chiediamo alla polizia postale di chiudere immediatamente l'evento e la pagina Facebook di chi l'ha creato. E al tempo stesso di identificare i responsabili hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali Luca Bete già rischia grosso per ogni suo lavoro di denuncia come dimostra anche la recente aggressione a Caserta e non ha certo bisogno di altre minacce più o meno velate via Facebook. E ancora dall'Irpinia Pistole, vita e mutande storia di salvo figlio della ferrovia da Verino a Benevento Tamponamento tra tre auto, paure feriti nella notte, trovato privo di sensi sul marciapiede ed è grave un 57enne, corona, caso slot, sbagliano sia la stella che i grillini, politica da Benevento, il branco che fa paura ai nostri figli e non paga l'autostrada con il telepass, beccato. Un'ultima anche da Caserta, da terra di lavoro, le slide, gamba fratturata ma è un tumore, muore a 20 anni. Il branco che fa paura ai nostri figli. Spaccio arrestato un 34enne di Casal de Principe. L'uomo è stato trovato in possesso di 29 grammi di coca. I carabinieri di Casal de Principe hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne del posto, l'uomo che era ai domiciliari. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 29 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno trovato la droga occultata all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto. L'arrestato è, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Stando a caserta con le ultime dalle slide rapina ed estorsione, arrestato un trentenne e Casertano evade dal carcere di Frosinone e caccia all'uomo Rocambolesca fuga dal penitenziario, un albanese ferito e bloccato in fuga menditti di Recale. È tutto dal Touch per segna stampa, l'informazione torna alle 11 alle 12 con i Touch, ringrazio in regia Michele Urciolo, grazie per averci seguito e buona giornata.